Dopo l'introduzione nel Regno Unito, adesso anche la Francia utilizza l'etichetta a semaforo, ovvero un'etichetta dove ci sono tre colori, quelli classici del semaforo, il verde, il giallo e il rosso, a seconda del contenuto del prodotto su cui viene applicata. Ci sono tantissime variabili che vengono prese in considerazione, i grassi, il sale, gli zuccheri. È un'etichetta che è stata da una parte osannata, dall'altra estremamente criticata. Chi la osanna dice praticamente che diamo un'informazione salutistica importante ai nostri consumatori, quindi io a prima vista saprò se in questo prodotto fa bene alla mia salute o meno. Dall'altra parte invece c'è chi dice sì, è vero, però io non so comunque bene in base a quali criteri è stato assegnato il rosso piuttosto che il verde o il giallo. Non c'è una distinzione fra grassi buoni, grassi cattivi, saturi, poliinsaturi. Per esempio, c'è il rischio che un prodotto meraviglioso e che noi sappiamo fare molto bene alla salute, come l'olio extravergine d'oliva, venga bollinato con un semaforo rosso, mentre una classica Coca-Cola Light che contiene aspartame abbia il semaforo verde e sia considerata di qualità migliore per la nostra salute. Una cosa veramente impensabile. Io sono assolutamente favorevole alla trasparenza in etichetta. Dovremmo sapere tutto di quello che c'è all'interno del prodotto, dovremmo sapere da come proviene, da chi è stato fatto, da chi è stato imbottigliato e tutta questa serie di variabili. Ma dobbiamo essere noi a giudicare in base alla nostra dieta, in base a cosa assumiamo quotidianamente, se può farci o meno male. L'etichetta a semaforo è una semplificazione estrema che rischia di fare terrorismo psicologico. Vedere uno scaffale al supermercato pieno di bollini rossi, francamente, è un po' inquietante e sembra che lo Stato voglia decidere per noi quello che vogliamo mangiare, che possiamo, che non possiamo. Mentre dobbiamo essere noi a creare una dieta bilanciata con la conoscenza del prodotto. Dobbiamo avere la curiosità e l'esigenza di capire cosa c'è in quello che mangiamo giorno dopo giorno. Quindi va bene la trasparenza, ma senza terrorismo psicologico da semaforo.